Il 2017 può essere l'anno della sconfitta militare di Daesh. I nostri paesi sono impegnati in Iraq, in Siria, in Africa per quanto riguarda soprattutto la Francia. Nel 2017 potremo sconfiggere l'ISIS. A Parigi, nella prima tappa del suo tour europeo, il presidente del Consiglio Gentiloni sottolinea come sia possibile la vittoria militare su Daesh, ossia l'autoproclamato Stato Islamico, parole che trovano il consenso del presidente Hollande. Italia e Francia unite dunque anche sul fronte dell'immigrazione. Il peso della questione migratoria deve essere condiviso, non può essere lasciato solo sulle spalle di qualcuno. Gentiloni dice no invece ad un rilancio di logiche da guerra fredda con la Russia, parole apprezzate da Mosca, poi l'invito a modificare le politiche economiche dell'Unione basate sull'austerità. E a proposito di Europa, nuovo colpo di scena nella telenovela Grillo Farage. Dopo la separazione di ieri e il rifiuto dei liberali di ALDE ad accettare i 5 Stelle, Grillo e il leader indipendentista britannico tornano insieme nel gruppo del Parlamento europeo.